siamo qui per aver fatto questa conferenza stampa per presentare il nuovo socio e farlo presentare alla stampa, alla città e a Mantova. Quindi penso che sia l'ottimo acquisto, l'ho definito il miglior acquisto della stagione estiva del Mantova. È chiaro a tutti che le ambizioni di Mantova devono essere sicuramente migliori rispetto al risultato dell'anno scorso. E l'impegno mio e quello del club è quello comunque di creare un progetto nuovo che riesca ad avere, diciamo, gli strumenti finanziari di solidità per autosostenersi e poter investire per raggiungere sicuramente risultati ambiziosi più importanti. L'obiettivo per quest'anno sicuramente deve essere migliore rispetto a quello dell'anno scorso, per cui, come più volte è stato anticipato, l'obiettivo è quello di alzare l'asticella. Penso che con l'ingresso del mister nuovo e del suo staff, che sono persone molto competenti della squadra che sta nascendo, l'obiettivo sono favorevolmente positivo che possa essere raggiunto. Il progetto è a lunga gettata, è a lungo termine, per cui non ci precludiamo nulla. L'obiettivo adesso è quello di iniziare a lavorare, iniziare a fare le cose che bisogna fare. Poi quello che riserverà il futuro lo vedremo. È chiaro che io sono convinto che una persona di esperienza al mio fianco, soprattutto sulla parte sportiva, come quella di Maurizio Setti, possa essere solo che di aiuto a me, alla società e alla piazza. Il discorso stadio, lei diceva, bisogna fare un ragionamento, anche se magari è un po' prematuro, ma se l'obiettivo della società è quello di crescere sotto tutti gli aspetti, quello è un elemento che non può essere trascurato. Lì usciamo un po' da quello che è la competenza mia del Mantova. È chiaro che, come giustamente hai detto tu, se poniamo l'obiettivo di essere ambiziosi, di crescere, di strutturare un club finanziariamente sostenibile, e prima o poi da lì bisogna passarci. Oggi la situazione è una situazione critica che va affrontata, prima o poi va affrontata, e la affronteremo nelle dovute maniere.